Domattina facciamo sempre uno screening che facciamo sempre sulle donne nigeriane perché sappiamo che l'esistenza di questo fenomeno anche ovviamente grazie a questa attività di indagine e quindi è una cosa che facciamo e continueremo a fare sempre. Da lì la ragazza siamo riusciti con insistenza a riuscire a farla parlare perché questa ragazza è madre di un bambino presente appunto in Nigeria e aveva comunque questa necessità, questa volontà un giorno di ricongiungersi al figlio. Abbiamo fatto presente che normativamente era una cosa che era lecita e che non avrebbe dovuto pagare, che era possibile farlo in modo assolutamente lecito per quanto le difficoltà di venire fuori dalla Nigeria, quindi per espatriare dalla Nigeria, e lì si è determinata chiaramente a parlare anche perché lei non voleva fare questo lavoro. Quando lo ha appreso purtroppo andava già sul barcone, quindi non poteva più sottrarsi. Una volta che entrano nel capannone in Libia loro devono partire, non hanno una possibilità diciamo di recedere da questo purtroppo diciamo così chiamato contratto con gli organizzatori del favoreggiamento e immigrazione clandestina che viaggiano parallelamente alla tratta, cioè coloro che si occupano di tratta di esseri umani spostano, quindi offrono il viaggio accordandosi con chi è che favorisce l'immigrazione clandestina. Quindi sono due organizzazioni criminali che si mettono comunque a dialogare per permettere chiaramente poi la fuga verso diciamo, il nostro paese. Serve una ragazza, la voglio giovane, la voglio minorenne, queste purtroppo erano le intercettazioni che riguardano queste indagini, ma ce ne sono ovviamente altre. Tratta di esseri umani proprio ad opera di donne a loro volta vittime nel passato. Purtroppo anche questo è un circolo diciamo, dal quale queste ragazze non riescono più a uscirne. Rimangono in questa rete proprio perché le ragazze che hanno subito questo reato per sottrarsi alla strada, anch'esse comunque ordinano altre ragazze in modo tale che quelle ragazze possano pagare il debito per loro. Quindi è un fenomeno che non terminerà mai in questo modo. Quindi se non riusciamo proprio diciamo, anche con la cultura a far capire a queste ragazze nigeriane che non sono obbligate comunque ad avere ovviamente un dover pagare un debito così alto per venire qui in Europa.